Ben trovati ad un nuovo appuntamento con l'informazione regionale di Canale 81 Lazio. Andiamo a vedere quali sono le notizie principali che arrivano dal nostro territorio. Iniziamo da Cassino dove si è registrato un dramma nel centro del comune, in via Virgilio, dove una giovane donna in sella al monopattino è caduta rovinosamente a terra sbattendo la testa contro il bordo di un tombino. La ragazza ha perso il controllo del mezzo elettrico a due ruote ed è caduta rovinosamente a terra. A dare l'allarme alcuni passanti che hanno chiesto l'intervento dell'ARES 100. 2018 le condizioni della studentessa universitaria sono molto gravi e per questo è stata richiesta ambulanza che l'ha trasferita al Policlinico Umberto I di Roma. La Polizia di Stato sta ora ricostruendo l'esatta dinamica. Passiamo ora ad Ostia, nella capitale, ha occupato un appartamento privato e sfitto, poi ha anche aggredito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. È successo, come detto, ad Ostia: a finire nei guai un uomo di origini egiziane che aveva di fatto preso possesso illegalmente di un immobile nella zona alle spalle della stazione Lido Centro. L'uomo si era infastidito quando gli agenti del decimo Gruppo Mare si erano recati sul posto per identificarlo dopo una denuncia, così li ha minacciati, aggrediti e ha tentato di fuggire. Un escamotage è durato pochi attimi poiché gli agenti lo hanno rincorso e bloccato poche centinaia di metri dall'appartamento dove risiedeva abusivamente. L'uomo è stato arrestato per violenza e minaccia a pubblico ufficiale, oltre che denunciato per occupazione di alloggio. Tutti reati per cui dovrà rispondere all'autorità giudiziaria che ne ha convalidato l'arresto. Si è verificato nella mattinata di ieri un incidente all'incrocio tra via Terme di Traiano e via Martiri delle Fosse Ardiatine a Civitavecchia. Per motivi ancora da chiarire, due auto si sono scontrate mentre stavano percorrendo la rotatoria. Un impatto che ha bloccato passeggeri e conducenti negli abitacoli. Sul posto intervenuti i vigili del fuoco di Civitavecchia, che hanno aiutato le persone bloccate a uscire dalle auto e poi le hanno affidate alle ambulanze presenti per il trasporto all'ospedale cittadino. Il bilancio è di sei feriti, nessuno fortunatamente in modo grave. Presenti anche gli agenti della polizia locale che oltre a regolare il traffico per il tempo necessario a portare a termine i soccorsi, hanno effettuato i rilievi per accertare la dinamica dell'incidente. Ancora violenze in un campo di calcio della Tuscia. Durante una partita tra giovani il giudice sportivo della FIGC di Viterbo ha emesso il verdetto relativo alla rissa tra giocatori avvenuta poco prima della fine dell'incontro di calcio juniores Castel Sant'Elia-Trevignano, disputata sabato scorso, sconfitta a tavolino per 3-0 a carico della squadra del Viterbese. Sei calciatori castellesi e quattro trevignanesi fuori dai campi di gioco per due giornate. Nel frattempo la società sportiva del comune in provincia di Viterbo ha ritirato la squadra dal campionato under 19. Poco meno di un mese fa, Vasanello, in occasione di una partita under 15 tra una squadra locale e i ragazzi di Castel Sant'Elia, scoppiò un'altra rissa tra dirigenti e tifosi delle due compagini. Preoccupazione è stata espressa dal sindaco di Castel Sant'Elia, Vincenzo Girolami. Il primo cittadino ha annunciato la convocazione di una riunione con giocatori, dirigenti e familiari dei ragazzi di tutto il settore giovanile. Trenitalia mette a disposizione dei cittadini ben 10 treni straordinari per un totale di 10.500 posti in più per raggiungere il litorale laziale in occasione dei punti di primavera. I 10 treni regionali straordinari circoleranno domenica 23, martedì 25, domenica 30 aprile e lunedì 1 maggio. Questi 10 collegamenti speciali si devono alla collaborazione con la Regione Lazio, come conferma Sabrina De Filippis, direttore business regionale di Trenitalia. Di concerto con la Regione Lazio aggiungiamo 10 collegamenti speciali per raggiungere i centri costieri è un'opportunità da non perdere per concedersi una pausa di svago e di relax lasciando l'auto a casa. E la Commissione Urbanistica di Roma Capitale ha espresso parere positivo alla proposta di delibera sul pubblico interesse per lo stadio della Roma, il nuovo impianto che si vuole realizzare nell'area di Pietralata. La delibera è stata approvata con otto voti favorevoli da PD, Italia Viva, Roma Futura e la lista Gualtieri. Due consiglieri non hanno partecipato al voto, cioè i rappresentanti della Lega e di Udc Forza Italia, che hanno spiegato che si riservano di votare quando la delibera arriverà in Assemblea Capitolina. Parcheggi, trasporti pubblici, infrastrutture stradali, in particolare per l'accesso all'ospedale Pertini sono gli aspetti inderogabili su cui ancora vanno trovate soluzioni per il futuro stadio della Roma. E concludiamo qui questa edizione dedicata alle ultime notizie regionali. Io vi ringrazio come sempre dell'attenzione e vi aspetto per i nuovi approfondimenti e aggiornamenti sempre su canale 81 Lazio.